Eccoci al Qigong funzionale, faremo la forma del sistema nervoso e la forma muscolare. Iniziamo col sistema nervoso. Andiamo prima con l'armonizzazione, i piedi circa 10 cm di distanza, unisco le mani nel mudra quantico, gomiti sospesi, lo sguardo in alto, l'attenzione nelle palmi, ascolto 5 respiri. Un respiro profondo e rilasso. Agganciamo le mani, le ruoto verso il basso e poi le rilasso in modo che rimanga un cerchio morbido. E andiamo a ruotare il tronco destra e sinistra con la testa e lo sguardo sempre verso avanti. L'ultimo, sciolgo le mani, apro un pochino, braccio destro in alto e poi alterno. L'ultimo e chiudo. Apro un po' di più, ruoto le braccia. L'ultimo e chiudo. Ora abbiamo l'abbraccio, prima la mano destra e poi alterno. L'ultimo e chiudo. L'ultimo esercizio del sistema nervoso dorso contro dorso, la mano destra sopra e inizio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
10. È molto importante spingere indietro e in alto in modo che si attivi le fasce, i meridiani miofasciali. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'ultimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E chiudo. Abbiamo finito il sistema muscolare nervoso, scusate. Bene, andiamo ad armonizzare sempre tra un sistema e l'altro in modo che iniziamo una pagina nuova. Andiamo a svuotare la mente. Dunque, le mani nel mudra quantico, gomiti sospesi, lo sguardo in alto, sempre 5 respiri. Ascolto i 5 respiri. Un respiro profondo e rilasso. Prima di iniziare il sistema muscolare, andiamo a riattivare un po' la circolazione delle gambe. Apro un pochino, perciò tutto il peso a sinistra, col dorso del piede destro, batto il polpaggio sinistro, perciò questo, uno, e poi alterno, due, tre, quattro, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Bene, andiamo col primo esercizio. Apro bene le gambe, appoggio le mani sulle ginocchia, sono tutta curva verso avanti, perciò inspirando ruoto verso destra, ruotando apro il piede destro, tutto il carico a destra e guardo verso dietro. Dopodiché inspiro, ritorno in centro, chiudo il piede destro, apro il sinistro, carico tutto a sinistra e guardo dietro. E continua, inspiro in centro, apro, espiro di lato. Inspiro centro, espira. In, es. Ricordiamoci, carico tutto in avanti, la gamba dietro è tesa. Inspiro, chiudo la destra, apro la sinistra, tutto il carico in avanti, la gamba destra è tesa. In, es. In, S, 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 l'ultimo, in, S, rimango in centro, piano piano avvicino i piedi e poi sollevo il tronco. Bene, adesso abbiamo tre moduli dove agiremo in questa zona, poi secondo e poi all'altezza della fronte. Praticamente il palmo appoggiato quasi sul polso. Non faccio altro che una spinta, perciò attivo il braccio destro, spingo bene il braccio verso sinistra. Naturalmente faccio un po' di ostruzione con i muscoli, perciò spingo col destro, ma il sinistro impedisce la spinta. Rilasso, spingo dall'altro lato,
Quando spingo con la destra, rilasso la mano sinistra, spingo con la sinistra, rilasso la destra. Due, continuiamo, spingo, destra, spingo, sinistra, spingo, destra, spingo, sinistra. Devo sentire tutti i muscoli del torace che si attivano. Spingo, spingo, spingo e spingo. La seconda fase, tiro, tiro con la destra, tiro con la sinistra, tiro con la destra, tiro con la sinistra, tiro e tiro, tiro e tiro, tiro e tiro, tiro e tiro. Bene, andiamo alla seconda posizione, all'altezza del cuore, la stessa cosa. Spingo col braccio destro, spingo col braccio sinistro, spingo. In questa fase dovresti sentire proprio le scapole che si scollano praticamente. Spingo, 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 la massima forza, spingo, spingo. La mano, una mano spinge e l'altro braccio fa un po' di forza, contrasta la spinta. L'ultimo. Adesso tiro. La stessa cosa, tiro con la destra e tiro con la sinistra. Tiro. Tiro. E tiro. Sinistra. Destra. Sinistra. Destra. Sinistra. E destra. Ci fermiamo in centro. All'altezza della fronte, non in alto, perché questa è un'altra cosa, l'altezza della fronte. Perciò spingo con la destra, spingo con la sinistra, spingo con la destra, spingo sinistra, spingo destra, spingo sinistra, spingo destra, spingo sinistra, spingo destra, spingo sinistra, spingo destra, spingo sinistra. Adesso tiro, tiro con la destra, tiro con la sinistra, tiro con la destra, tiro con la sinistra, tiro destra, tiro sinistra, tiro destra, tiro sinistra, tiro destra, tiro sinistra, tiro destra, tiro sinistra. L'ultima. Bene, e abbiamo concluso le tre fasi. Adesso abbiamo le tre spinte dove lavoriamo con tutti i muscoli del tronco, sia il torace che il dorso. Perciò significa che spingo forte con le mani verso terra. Sarà la prima posizione in avanti, la seconda sarà laterale e la terza unisco le scapole dietro e spingo con forza verso dietro. L'importante è usare la spinta come se avessi un peso da spingere in modo che attivo tutti i muscoli. Bene, mi preparo davanti, perciò inspiro, espiro, spingo con forza, spingo verso il basso, ma il torace va verso l'alto. Uno, spingo, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Scuoto un attimo le mani, adesso vado laterale. 1, 2, sempre il petto verso l'alto, 3, spingo con forza, 4, 5, 6, 7. Adesso dietro unisco bene le scapole e vado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Bene, l'ultima spinta, salgo e spingo laterale. 1, con forza, non allungo le braccia del tutto perché se allungo le braccia perdo la spinta, fino a così circa. Ok, andiamo. Inspiro e spingo. S, in, rilasso. S, sempre il petto verso l'alto. In, S. In, S, in.
in S. L'ultimo, in S. E rilasso. Adesso abbiamo la spinta, la mano destra sull'anca destra, la mano sinistra sull'orecchio. Faccio una spinta in contemporanea, con forza, flettendo un po' le ginocchia, senza staccare le mani, rimangono sempre attaccate. Perciò inspiro, espiro, spingo con forza. Uno, due, usando forte le braccia. Tre, quattro, cinque, sei, sette. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E rilasso. Adesso abbiamo la spinta con le mani. La mano sinistra rimane ferma, ma devo usare tutto il lato destro. Devo sentire i muscoli dai pettorali a tutti i dorsali e tutti i laterali. Andiamo. Inspiro e spingo con forza col braccio destro. Uno, spingo. Due, rilasso, spingo. Tre, rilasso, spingo. Quattro, rilasso. Cinque, rilasso. Sei, rilasso. Sette. Andiamo al lato sinistro, rilasso, spingo, uno, rilasso, due, rilasso, spingo, tre, rilasso, quattro, rilasso, cinque, rilasso, spingo, sei e sette. Abbiamo terminato la fase muscolare. Mudra quantico. Gomiti sospesi, lo sguardo in alto, ascolto 5 respiri. Un respiro profondo e rilasso. Abbiamo terminato la formula.